Non vince ma convince ancora e resta prima in classifica in compagnia dell'Udinese. La Juventus di Conte conferma i suoi progressi, soprattutto a livello caratteriale. Torna a casa da Catania con il secondo 1-1 consecutivo, che però non si può considerare affatto un passo falso. Senza lo squalificato Vucinic, Conte come previsto punta da subito sul 4-1-4-1 con Matri unica punta. Debutta l'olandese Elia schierato largo a sinistra, mentre Krasic gioca a destra. Sorprende invece Montella, ex compagno di nazionale di Conte, che lascia fuori Maxi Lopez e schiera Bergessio punta centrale con Catellani e Gomez larghi. I siciliani reduci dalla batosta di Genova partono forte e giocano un ottimo primo tempo con Gomez scatenato. È proprio il Papu al 21esimo a sgusciare via sulla destra, mettendo in mezzo il cross che Bergessio devia in rete, anticipando Chiellini e Barzagli. Esplode il Massimino, primo gol in campionato per l'argentino al debutto stagionale da titolare. Il numero 18 rossazzurro ripaga la fiducia di Montella e del Catania, che dopo una lunga trattativa aveva deciso qualche settimana fa di riscattarlo interamente dal San Etienne dopo il prestito della stagione scorsa. La Juve, che fino a quel momento aveva sofferto la grande aggressività dei padroni di casa, dimostra di avere davvero il carattere del suo allenatore, perché reagisce anche al primo svantaggio stagionale. Ci prova prima Vidal con una conclusione rasoterra e poi Pirlo direttamente da corner. Il Catania però non si spaventa, sostituisce l'infortunato Alvarez con Marchese e si rituffa in avanti. La punizione di Lodi questa volta non sorprende Buffon, come lo scorso 23 aprile quando al 93esimo aveva regalato il 2-2 ai siciliani a Torino. Al 30esimo invece l'ex attaccante del Modena Catellani a sfiorare il suo primo gol in Serie A con una fantastica conclusione al volo su cross di Almiron. La gara si accende, al 33esimo arrivano anche le prime proteste arbitrali. Matri, stretto nella morsa di Spolli e Bellusci, chiede il rigore, ma l'argentino sembra prendere il pallone e Mazzoleni non accontenta lo juventino. Pochi minuti dopo è il Catania a lamentarsi con l'arbitro, che non estrae il secondo giallo per Marchisi, autore di un intervento duro su Catellani. Nel finale di tempo preme la Juve, che ci prova col solito Pirlo, ma la palla non entra e all'intervallo Elia, che si fa vedere soltanto con un cross velenoso, lascia il posto a Pepe. La grande chance sprecata dal vecchio a inizio ripresa anticipa un secondo tempo ricco di emozioni. La partita diventa bellissima per merito di entrambe le squadre. Rabbiosa la Juve, che attacca a testa bassa e trova il pareggio al quinto. Gol di Krasic, ma con la complicità di Andukar, che si fa piegare da una conclusione per nulla irresistibile. Primo gol stagionale per il serbo, che debuttava da titolare dopo le incomprensioni di Siena con Conte e qualche critica subita. Il Catania però è davvero in grande giornata e alla ripresa del gioco va subito vicinissimo a un nuovo vantaggio. Ghiotta chance sprecata da Bergessio, che su una punizione telecomandata di Almiron sbuca sul secondo palo, ma spedisce fuori al volo. È sulle lacune difensive che dovrà lavorare ancora molto Conte. Dal centrocampo in su invece i bianconeri stanno benissimo e giocano una grande ripresa, sfiorando più volte il gol. Andukar si salva su Vidal all'ottavo, prima che Marchisio si veda respingere sulla linea la sua conclusione a botta sicura. Si gioca a ritmi forsennati e su ribaltamenti di fronte, anche l'ottimo Catania va vicino al gol. Al 19esimo Catellani vanifica il buon lavoro con Gomez e calcia malissimo. Nella Juve giganteggiano Krasic, tornato imprendibile come nella prima parte della stagione scorsa, e Pepe. Il serbo però rovina la sua gran giocata al 23esimo, calciando debolmente davanti ad Andukar, mentre Matri si fa ostacolare da Capuano e non riesce a concretizzare lo splendido lavoro di Pepe al 24esimo. Stremato, l'ex attaccante del Cagliari lascia il posto a Del Piero e la Juve chiude senza prime punte. Proprio il capitano bianconero ha sulla testa la palla del 2-1 al 35esimo dopo un'altra avanzata travolgente di Krasic, ma la mira del numero 10 è imprecisa. Al 36esimo si rivede anche Quagliarella, assente in campionato dal 6 gennaio scorso. Montella invece inserisce Suazo per Bergessio e l'honduregno al 41esimo si trova al posto giusto al momento giusto, ma non sa approfittare dell'errore di Chiellini. Nell'altalena di emozioni finali anche Vidal si iscrive al festival dell'errore sottoporta, calciando alto, e visto che anche Catellani all'ultimo dei 5 minuti di recupero ha l'occasione per cambiare la storia del match, fanno bene i tifosi della Juve a non lamentarsi per un pareggio giusto. Grande Catania, a tratti grande Juve, che domenica sera guarderà dall'alto in basso il Milan, ed è già una bella sensazione. La Juventus in testa alla classifica, e allora un pareggio a Catania, un pareggio con il Bologna, poi non ho capito... Era qua la seconda puntata, è qua pure oggi alla quarta puntata, ormai praticamente ospite fisso con la sciarpa della Juventus, abbiamo capito, oltre Claudio Gentile, Petula, Cerruti e Delio Rossi, abbiamo l'ospite fisso, il tifoso della Juve. E allora, Delio Rossi, possiamo dire però, oggettivamente, con il Siena ha vinto, ma non è che abbia convinto, poi siamo in Italia, ha vinto la Juventus, va bene. La Juve è prima in classifica, ma con il Bologna e con il Catania non abbiamo visto una grande squadra, anzi, puntini puntini. Dove è venuta meno? Ma bisogna dire prima di tutto che delle grandi è quella che ha avuto il calendario sulla carta più agevole, perché ha incontrato tutte squadre non di primo livello. Vedo uno spirito diverso magari rispetto agli altri anni, penso che hanno comprato anche dei giocatori che hanno delle alternative rispetto agli altri anni. Dal punto di vista del gioco
devono migliorare. Oggi Catania ha fatto una cosa intelligente, cosa che magari altre squadre hanno fatto meno, hanno cercato di fare. Hanno marcato Pirlo, Pirlo è la fonte di gioco. Se marchi Pirlo sicuramente limiti parecchio le iniziative della Juve. Quindi, per capire, diamo dei consigli agli allenatori che ci seguono. No, io non è che do consigli. No, non tu Dario, no, non ti voglio mettere in difficoltà. Certo, i consigli non li posso dare io, perché a Coverciano ci sono stato sì, no, due volte, ma per sbaglio, perché avevo sbagliato la strada per Firenze. Però quello che voglio chiederti è, visto che comunque ci sono degli allenatori che ci seguono, e ti garantisco, e tra poco risentiamo, stai tranquillo, Pedullau, 3 anni di contratto, volevo sapere da te, sinceramente, per bloccare una Juventus basta davvero bloccare la fonte, basta bloccare Pirlo e poi tutto il resto è superfluo? Dove bisogna fermare la Juventus e come? Anche per il futuro. No, allora, Catania oggi ha messo a uomo del vecchio su Pirlo, poi la forza di questo sistema di gioco sta negli esterni, perché la palla viene da destra, va a centrale o trovano l'imbucato oppure va a sinistra e poi c'è l'uno contro uno. E di avere gente molto brava nell'uno contro uno, perché sennò lo sbocco naturale è il cross. E quindi penso che la forza della Juve sia marcare Pirlo e stare attenti ai raddoppi sulle fasce. In questo inizio di stagione hai notato soltanto il Catania che ha fatto una cosa del genere, cioè bloccare la fonte Andrea Pirlo, l'unica squadra? No, io ho visto che anche il Siena l'ha fatto e devo dire che lì c'è stata un'invenzione di Vucinic che ha saltato un uomo in area e ha creato superiorità numerica, ma Siena aveva fatto una buona partita con la Juve. Sannino, quindi l'avevi studiata come ci ha fatto capire un po' degli Rossi, bisogna la prima cosa bloccare Pirlo. No, io penso che un occhio di riguardo alla fonte del gioco ci debba sempre essere, però per il modo in cui giochiamo noi abbiamo cercato di giocare sempre tutti più vicini per dare poco spazio al portatore di palla.